Il fonte battesimale è stato realizzato esattamente alla maniera di una coppa eucaristica, di un calice, per ricordare il sangue di Cristo. L'agnello senza macchia condotto al macello. È il sangue di Cristo il prezzo del nostro riscatto. È qui che avviene la nostra immersione, il nostro battesimo, nella morte di Cristo, che è la morte della morte, che è la sconfitta della morte, che è la morte del nostro uomo vecchio. Il battesimo è un passaggio e si vede molto bene in questo mosaico come Adamo ed Eva, che vengono acciuffati da Cristo, che vengono coinvolti dentro la sua nuova vita, vivono un passaggio che è quello dall'essere una umanità mortale, peccatrice, ad una umanità rinnovata dentro il corpo glorioso di Cristo. Questo avviene anche nel nostro battesimo. Gli antichi chiamavano il battistero sepolcro liquido. Cristo viene qui rappresentato con il suo abito totalmente sfolgorante di bianco. Ci ricorda la gloria di Dio. La gloria è la manifestazione di Dio in tutto il suo splendore. Ma qui Cristo non è soltanto un essere che in se stesso il Padre ha glorificato, ma in Lui il Padre ha glorificato anche noi, anche l'umanità. Non si può più distinguere tra l'uno e il molteplice, tra l'unico figlio primogenito e una moltitudine di fratelli che sono diventati figli nell'unico figlio. Perciò Cristo risorto vive simultaneamente su due registri, alla destra del Padre, il Signore glorificato, esaltato, innalzato, vivente nei secoli come Signore dei Signori, ma insieme Cristo è anche dentro, immanente al suo corpo umano che è la Chiesa. E qui vediamo questa sorta di grappolo di santi, sono i santi di questa Chiesa locale. Nel battesimo c'è questo passaggio da individuo a persona. E vediamo proprio come qui i volti di questi santi sono uno affiancato all'altro, uno sovrapposto all'altro, dove uno è tessuto sull'altro, uno è cucito sull'altro, uno non vive senza l'altro, uno emerge dall'altro. Questa vita di comunione, ecco perché il grappolo. Cristo entra negli inferi dove ci sono tanti individui, li libera, li innesta nella sua nuova umanità e li trasforma in un corpo umano dove non c'è più né greco né giudeo né schiavo né libero né uomo né donna, ma tutti noi siamo uno in Cristo. Tutti noi siamo incorporati in questa realtà divino-umana che è esattamente la Chiesa. La vita bella è l'amore realizzato. L'amore che si realizza nell'umanità rende questa umanità comunionale e allora questa comunione è la vita bella della Chiesa.